Marco Giallini, Edoardo Leo. Ben arrivati, grazie. Andiamo a fare così. Yata. Prego, a destra, a sinistra, no, le vostre preferenze. Vorresti stare qua? No, no, mi hanno detto al centro. Hanno detto qua. Che, allora, che va bene così. Mio pubblico. Ecco. Ciao, salve. Così. Che eleganza. Beh, no, di, te devo Marco. Ah, Marco. Che eleganza. No, non ho capito. Marco, la domanda qua. No, la domanda ancora non c'è. Non l'ha fatto. Qui nessuno fa domande. Mi sa che oggi affronteremo questo palco un po' per raccontarci, chiacchierare, stare insieme e soprattutto stare insieme e anche spiegare a casa cosa sta succedendo, no? Perché noi nella realtà sveliamo la verità, giochiamo a carte scoperte. Certo. Avremmo dovuto raccontare o qualche far venire voglia di guardare il film in cui voi due siete tornati al crimine facendo un viaggio nel tempo, un film molto divertente, un sequel di un film di grande successo di Massimiliano Bruno, e invece ci hanno fermato. Ieri qualcosa ci diceva che questo film non sarebbe uscito, oggi è uscita il decreto ufficiale in cui i cinema... La conferma della bozza. Esattamente, la conferma della bozza, che in cui sostanzialmente i cinema e i teatri vengono chiusi e quindi noi stiamo facendo la promozione di un film... Di noi stessi. Che noi stessi non sappiamo quando uscirà, e questa già è una cosa abbastanza curiosa e particolare, però credo per senso di responsabilità e anche per la gentilezza che avete avuto voi nell'ospitarci a fare questa cosa, ci sembrava comunque... giusto venire e... Grazie. E parlarne. È ovvio che c'è una situazione curiosa, nel senso che dovremmo fare la promozione di un film molto, molto divertente, nel quale siamo molto divertiti a farlo, è il sequel di un film che è andato molto bene, che era Non ci resta che il crimine, questo si chiama Ritorno al crimine, è molto divertente. Ora il problema è che non lo possiamo far vedere agli spettatori e non sapete quando potranno vederlo. No. C'è da dire che questo film in realtà già doveva uscire a marzo. A marzo, sì. Come gestazione, diciamo, è stata anche veloce, però nostro. Poi nella distribuzione... Non solo il nostro, scusami, sì. Ma non solo il nostro, molti, no? Dovevano uscire Carlo, Verdone, invece è successo questo. Sì. Però è pronto e prima o poi lo vedremo. E noi vogliamo già mostrarvi una clip, per farvelo guardare, ve lo vogliamo far lasciare qui, così appena è possibile lo guardate. Vabbè. Tutti insieme, chissà dove, chissà quando, ma succederà, promesso. Lascia sta Lorella. O sa lui dove stanno i sordi, Renati? Oh, ma che... No, le spiego, signore Nadino, guardi, io e la signora Sabrina siamo stati in affari per un periodo e poi ci siamo trovati in disaccordo su alcuni investimenti del management. Mannaggia che... No, così lui ha deciso di spostare tutta la somma su un server segreto, credo. Che è un server? Un server è come un grande computer, ecco, all'interno del quale possiamo trovare i cosi, i bitcoin. Che cazzo so i bitcoin? Chiede cosa sono i bitcoin. I bitcoin sono una valuta virtuale del ventunesimo secolo, alternativa agli euro. Che cazzo so gli euro? Ma per favore, ma che gli stiamo a spiegare gli ultimi 35 anni di storia? Oh, ma questo viene dall'82, ma che cazzo è? Chi siete chi nel film? Cioè, di che città sei? No, io sono Renatino, che insomma, uno che viene dal 1982 e ha... fatto un viaggio nel tempo ed è arrivato nel 2020 saltando ovviamente tutta la storia che c'è stata in mezzo, quindi non so cosa sono i telefonini, non so cosa sono gli euro, non so niente, e tanto che a un certo punto dico, a me sto futuro non mi piace tanto. Ci avevi visto lungo, mi sa. Abbastanza. E invece tu che parte fai in commedia? Siamo noi tre, che noi quattro, compreso Massimiliano Bruno, che appunto torniamo indietro nel tempo. E incontriamo lui che invece è stanziale, sta lì. No, no, lui si trova lì, invece noi abbiamo consapevolezza, insomma, dei computer, dei telefonini, è tutto un equivoco così. E lui non cercano sente... di spiegare, cercano di... Di traghettarti. Di spiegarmi sì, come funzionano le cose, ma non ci riescono. Perché poi... Facciamo una cosa, siediti qui, siediti al mio posto, vieni qua Marco. Marco, vieni questo qua. Sai che significa? Tu lo sapevi. Sono le prove no, che di... condurrò, che... Sono prove di conduzione qui, cioè certo. Ti stanno testando se eventualmente... Allora abbiamo alla nostra sinistra una grandissima attrice e alla nostra destra Edoardo Leo, chi non lo conosce? Io per dire non lo conoscevo,
Ma adesso ho visto che è un bravo ragazzo. Grazie. Ragazzi, voi due vi conoscete tanto, tanto bene, vero? Vi frequentate anche fuori dal lavoro, vero? Poco, poco. No. Ma noi non ci frequentiamo con nessuno, in realtà. Giura. No, nel senso che l'amicizia con Marco è un'amicizia un po' particolare. Noi abbiamo lavorato tantissimo, sì, ci sentiamo tanto, però un po' per carattere, un po' per indole, non è che proprio facciamo le vacanze insieme o andiamo a cena insieme. No, cena insieme qualche volta. Qualche volta, però... sì, ma non è una frequentazione... È una cosa un po' strana, è un'amicizia un po' particolare. In realtà posso, scusa. Certo. In realtà il cinema è come una famiglia, vorrei fare un po' di retorica, posso? Certo. Se il conduttore... diventa tutta una piccola famiglia, anzi una grande famiglia, come piccola. Puoi dire una piccola persone, grande famiglia? Una piccola grande famiglia, scusami, ha elevato una piccola grande famiglia. Di conseguenza c'è talmente tanta confidenza, poi noi due, nel caso specifico, penso di parlare anche per lui, che facciamo molto, insomma, non è che siamo discreti. Cioè non c'è bisogno di discreti, fuori, no, con le maestranze, si può dire, oppure con il direttore della fotografia, capo macchina, cioè siamo molto amici di tutti, sì, ormai, perché dopo tanti anni le truppe comunque... Va bene, voi, allora, diciamo così, siete amici che non si frequentano tanto ma fuori dal lavoro. Ma lui non frequenta. Perché non ce n'è bisogno. No, frequenta nessuno, ma nemmeno io. Ma perché se dovevo prendere? No, io stavo per dire andiamo al cinema insieme, ma manca il cinema, ma possiamo andare a vedere. È chiuso pure il cinema. No, il cinema si può andare. Allora, mettiamola così, facciamo che voi due invece... Allora, c'è qualcosa che non sai di Marco? È quello il paradosso. No, forse so tutto. No, credo di sapere parecchie cose di Marco, forse non tutto, però insomma... Quando stai sul set 12 ore al giorno, tutti i giorni, forse anche più di 12, fai le notte, ti confessi, ti confidi. Quindi tu ti ricordi gli esordi di Marco? Quelli teatrali sì, quelli televisivi o cinematografici... Te li facciamo vedere noi. Diciamo sì. Tutto te ricordi, che non so. Un film horror con Marco. Questo nemmeno io me lo ricordavo. Già no, ti giuro. A parte ero una bambina allora. Avete ascoltato tutto? Chi sono? I miei compagni di corso. Ex compagni. Lei ha rinunciato. Oppure ci hai ripensato? Vi odio. Vi odio. Come avete potuto... Non drammatizzare, Cecilia, come al solito. Lei si medesima troppo. Lei è la più brava del corso. In fondo abbiamo assistito mille volte ai tuoi soliloqui. Vaniloqui. Una volta di più cosa vuoi che faccia? Io, Diego, so io. Basta che strombo. Quanti anni avevi lì? No, facevo scuola. Allora ti prendevano lì, magari, e mi davano i soldi. Rorret, sì. Sì, ma non me lo ricordavo. Però mi ricordavo che c'era Luca Astor. Adesso me sono ricordato, un grandissimo attore. Ma quello. Tu eri così, ma io non mi sento mai eri ma così. Eri così strombo. No, eri magro, cioè eri proprio... Vabbè. Una roba... Vabbè, c'avevo 23 anni, 24. 24 anni, 24. Cioè... Non ho finito perché c'è teatro. Eccola là. Vabbè, qua era bello però. Tu te lo ricordi a teatro? Sì, eccolo questo là. È sì. Francesco Redi, dell'Indico Oriente Domator Glorioso. Già lì ha fatto teatro classico, eh? E per ogni dire, tanto ce lo ricorda. Nonostante in passato Amedeo Letizia. No, perché ha visto già l'immagine, io già ho capito. No, ma che cos'è quella cosa che state per far vedere? No. Ma perché gli fate vedere tutto prima di me? No, ha ragione, ma siamo noi che non dobbiamo fare. Conduci tu, Marco, no, e no, lancia gli esordi di Edoardo Leo, che si vergogna, guarda già dall'altra parte. Io... si vergogna. No, sapessi come mi sono vergognato io, non mi ricordavo. Dai, passiamo dal teatro di Marco Giardini agli esordi di Edoardo Leo, in televisione. Ma non è, secondo me manco lo sa. È sempre un po' il... Però tu sei uguale. Che c'hai, eh? Niente. Una fitta alla milza. Capita? Avevo andato sotto sforzo. Come va? Meglio? E i tuoi amici che dicono, eh? Mi devo allenare. Non ho tempo per gli amici. E poi, gli amici. Voglio vincere i campionati italiani, Gigi. Per me è più importante di un diploma preso a calci nel culo o di una femmina rompiscatole. Non trovi? Bravo, cioè, bravo. A parte veramente una roba di una
La cattiveria, loro. No, ma veramente è una cosa. Io pensavo di essere. Cioè, avevo questo ricordo che mi sentivo anche, dico, che bella cosa che ho fatto, mi sentivo anche bravo. Una roba inguardabile. Inguardabile. Quasi come Amia. Cioè, se in quel momento io e te facciamo un film insieme. Ma avete mai truccato un curriculum per partecipare? Che ne so, un provino, per ottenere un ruolo? Arrivederci. Se ne va. Dove va? No, no. Allora sì. Perché? E io lo so dove tu vuoi andare a parare, come dite voi, conduttori televisivi. No, non è che l'ho ritoccati, io me lo sono proprio inventato uno. Un aneddoto che ho raccontato. Tra l'altro un aneddoto che riguarda anche Marco, questa cosa, perché l'ho raccontato un po' di volte, ma non da te. Quindi, siccome tutti mi dicevano che non avevo un curriculum vuoto, c'era la data di nascita e poi queste cose, tipo. Ho pensato di dire che avevo fatto una scuola di recitazione. Ho scritto che avevo frequentato una scuola di recitazione. Ma si vede infatti nei ragazzi di Muretto. Che era? No, ma guarda, no, paradossale, questa si chiama Scuola Internazionale di Teatro La Scaletta. Era una buona scuola, ma io non sapevo neanche dove stava. Andavo ai provini con l'incubo che mi beccassero. Una scuola dove ha studiato anche Marco, sì. E anche altri, Kim Rossi Stewart. Io non l'avevo mai vista. Quindi per anni ho convissuto con questa cosa, ma a un certo punto l'ho tolta dal curriculum. Ma la cosa più bella è che se andate sul sito della Scaletta, c'è scritto tra i nostri attori di maggior successo Edoardo Leo. E io non so manco dove sta. Se la passa a passi piedi. Da solo. E non glielo posso dire, non gli posso dire toglietelo, perché quindi abbiamo approfittato l'uno dell'altro. Ma per loro è un orgoglio adesso poter dire che sei stato, no? Tra i loro studenti. Bene così. Era un'ottima, cioè c'erano gli insegnanti. Sì, era una buonissima scuola. Cioè che venivano dall'accademia, insomma. Sì. Senti, ma tu hai capito perché ci sono questi fan club di donne che quando sanno che c'è Marco Giallini in televisione... No, ho capito io, figurati se lo può capire lui. È un sex symbol Marco Giallini. Vabbè, parli con uno, sì. il promotore di questa situazione, no? Per quale promotore? La tua. No, io. Ma ti figurati. No, no, mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere, Marco è molto apprezzato dalle donne. E quindi... Dico, no, a parte... Ma sì, ne ignori il motivo. Ne ignoro il motivo, sì. Però sì. Sì. Sì, una volta a Mantova posso dire questa cosa, c'erano 2000 donne, sono venuti i carabinieri... Dico, ma state scherzando? Io stavo vedendo un Roma-Inter, posso dirlo, dagli anni 80, sai, quelli, sdraiato sul letto, e mi chiamano da sotto alla reception, dicono, signor Giannini, ci sono i carabinieri, dico, addio, tardi, ma mi hanno preso. E invece dice, no, c'era uno di Roma, la zona mia tra l'altro, arriva e dice, Marco, guarda, c'è tutta... Dico, ma sei contento che ci sono 2000 donne? Dice, di tutta... Ci sono 300 uomini, il resto tutte donne. Era Schiavone, Rocco Schiavone, andavo a presentare... Salgo sul palco, prendo il microfono, ma hanno rotto le transenne. Giura? Una piazza a Mantova. Allora, prendo il microfono e dico, au, ma sei ero bello che facevate! E lì hanno bracato lì. Che sensazione hanno fatto questa? Ancora più un casino. Dico, ma fossi stato bello. Ho usato anche una piccola parolaccia. Non lo devi dire qua. Non lo siamo dire. Giustamente in una rete protetta, no? Siamo nella fascia protetta. Eppure, nonostante questo, noi vogliamo mostrarvi delle immagini che ci catapultano nel passato. E così scopriamo l'anima romantica di Marco Giallini, che probabilmente, come te, avrà utilizzato questo per dire... Le audiocassette, se ritornano, se riappaiono, eccole. Siete mai stati di quelli che... Io ce le ho ancora, come? Ma non è una cosa... Lei ce l'ho 3.000. Io pure. Ma le preparavate anche per le ragazze? Certo, fare ovviamente, no, certo. Le compilation fatte a mano così, con la matita per girare il naso. No, io alcune le ho ancora conservate. Io sono andato a dei concerti con un registratore portatile, ho fatto 2 ore e un quarto di concerto con la mano così, cambiando mano ogni tanto, perché mi sembra che 2 ore e un quarto così, ma proprio Simple Minds. Niente, sentavo da lei con qua la radio, però il concerto. Ne vediamo un'altra. Il gettone telefonico, la cabina. Che bellezza. Le telefonate lì. Sì. Io ricordo ancora la gioia di quando anche tu Gianni l'hai fatto, vedevi una cabina. È così, anche se non dovevi telefonare, comunque entravo. Provavi a fare, c'era questo pulsantone grosso, tum, davi la botta e magari cascava un gettone. Cascava una cosetta. L'avevi vinto. Ma proprio tu non lo facevi, davi così, 3-4 davi la botta forte, sì. E cascava un gettone che ti... Che dimenticato. Ti... Esatto, no, questa era una bella soddisfazione quella, proprio preso così al volo. Che bello. Un'altra? Ce l'abbiamo, tempo? Un'altra.
Ah, vabbè, qui io... Qui la passione è comune. Io taccio qua. Ecco, qui parliamo di... Commentate voi questa immagine. Ma no, io non volevo parlare di religione questa sera. Oggi, sinceramente, avrei evitato, no? Di parlare sì. Cioè, questo, entriamo in un ambito di santificazione, di persone beate. Io... No, non capisco sì, perché vabbè, ridete. Stiamo vedendo una persona. Spiegatelo al pubblico a casa. Chi se il pubblico non lo sa, il pubblico deve fare un corso d'aggiornamento, perché questo non è una persona normale. Questo è Paolo Roberto Falcao, dico Giallini. Ti dico bene. Anche, cioè, io purtroppo ero dietro la porta quella sera funesta, che non vorrei fare. Ma non era forse, non era proprio quella sera là? No, non era quella che sera succede? Perché vedo un capoccione con una maglia blu. Invece ce l'avevano rossa e noi bianca. La cosa sera. Funesta cos'è? No, è che noi, lo so, godranno quelli, però siamo tutti amici. Che abbiamo perso la Coppa dei Campioni all'Olimpico, insomma, non mi sembra una cosa bella. Da ricordare. No. Da ricordare assolutamente, ma più che altro da dimenticare. Ecco, io. Però questo signore qua da ragazzini ci ha fatto veramente... Ma no, ma vabbè, sognare. Io ero più grande, beh, però sì. Lui è stato uno dei più grandi calciatori che la Roma abbia mai avuto e credo uno dei più grandi che sia venuto. Allora, io devo andare in pubblicità. Sì. Ma voi restate qua perché c'è una cosa che tu di Leo proprio non sai un'altra. E non puoi sapere perché non la sa nemmeno lui. Bene. Meraviglioso. Giallini, a Edoardo Leo, eravamo qui per raccontarvi di un film, lo abbiamo fatto lo stesso, anche se al cinema purtroppo da domani non ci si potrà andare, ma no, questa cosa, io lo voglio dire, questo è sì. Nel senso, al di là di quello che capisco che ci sono tutte le misure di emergenza che rispetteremo tutti quanti, il cinema e il teatro sono dei posti sicuri, c'è uno studio dell'AGIS che dice che da maggio ad ottobre c'è stato un solo caso di contagio. In altri paesi il cinema, su 370.000 persone, sì, insomma, vabbè. In altri paesi non sono stati chiusi i cinema, in Francia fino alle 9 mi pare, in altri paesi non sono stati chiusi, sono posti dove sta seduti con la mascherina, ordinati, distanziati e quindi francamente non vedo tutta questa differenza. Ora questo DPCM che da domani entra in vigore durerà fino al 24 novembre, se ci sapremo comportare noi dal 25 potremo tornare al cinema, dipende da come ci comportiamo. Uno è morto soffocato. Da come ci comportiamo. Però, intanto vi ringrazio di essere stati qui. Vuoi aggiungere qualcosa, Marco? No, tutto volevo dire... Sì, ma... Che ti ridi? No, pensavo a quello che... Credo dovrei dire una cosa fra un po'. Lo stiamo per dire. Lo diciamo? Lo vuoi dire tu? Dillo no, tu. No, è bellissimo no, se lo no, dici No, perché tu. Non ci credo. Edoardo Leo ha vinto il Ciak d'Oro per il film di Ospetek, La Dea Fortuna. Grazie. Bravo, senza invidia. No, ringrazio. No, ringrazio tutti i lettori che mi hanno votato e mi hanno votato per un film al quale tengo particolarmente. Quindi vincere questo premio, vincere Ciak d'Oro come attore per questo film mi fa molto, molto... Bravo. Sono molto orgoglioso di questa cosa. E io vi ringrazio di essere stati con noi. A proposito di racconti, domani sera, in seconda serata, su Rai 3 va in onda un programma a cui tengo moltissimo. Si chiama Fame d'amore, raccontiamo i problemi dei disturbi alimentari di cui soffrono milioni di ragazzi in Italia. Parliamo di anoressia, di bulimia, di obesità, ma se ne può uscire e noi ve lo racconteremo. Vi aspetto domani sera su Rai 3, domenica prossima, qui di nuovo, qui da noi, a Ruota Libera. Grazie. Benissimo.